www.edigio.it e la storia continua. Il dialetto legnanese e bombe sin della riva. Nel quadro degli stretti rapporti tra la capitale lombarda e Legnano, si colloca nel secolo XIII l'arrivo di bombe sin della riva in questa ultima città. Maestro di grammatica, frate dell'ordine degli umiliati e, stando all'epitafio sulla sua tomba, cantautore, cioè costruttore di un ospitale appunto a Legnano, il ben noto ospizio Sant'Erasmo. Ma l'importanza di questo personaggio sta soprattutto nelle sue opere letterarie, tra le prime scritte in lingua volgare. La sua lunga permanenza a Legnano, lui stesso comincia con uno dei famosi testi, Le 50 cortesie da tavola, affermando: fra bombe sin dra riva che sta in Borgo de Legnan. Quindi la sua lunga permanenza a Legnano deve aver influenzato il religioso ad assimilare alcuni vocaboli volgari attinti dalla parlata rustica del contado milanese. Nelle composizioni poetiche e nei saggi di prosa in genere, ma specialmente quel trattato citato nel De Manialibus Mediolani, Le meraviglie di Milano, troviamo tra i vocaboli usati da Bonvesin in volgare molte voci che conservano affinità con i corrispondenti termini dialettali legnanesi, che qui elenchiamo. Il primo vocabolo è quello antico di Bonvesin e il secondo quello della voce legnanese. Rilucere, luxi, lusi, orege, uregi, oltro, olter, dingi, i denci, i dencio o i dinci, fregio, fregio, chiugial, chiugia, bucona, boconar, mangiare bocconi, bucona, stramis, impaurirsi, stremis, cighera, la nebbia, scighera, ferguie, le briciole, i fragui, nagota, che sarebbe niente, nagota, la scuola, la scudella, il quales, il caul, lactucas, la latuga, spinas, spinas, fenoc, finogi, faxeolorum, il fagiolo, il fasè, lentium, la lenticchia, l'antigi, ul seller, ul seller, allium, lai, baxalicon, basilico, olivarum, l'ulivi, lauri, che sarebbe lauro, laur, petroselinum, il prezzemolo, l'erborin. In altre zone della Lombardia il prezzemolo era chiamato in modo analogo al termine usato nel nostro, dal quello dal nostro monaco, predese o pedersen, i pegur, la pegora, lac, laci, butirum o buter, ceresa, i cires, ceresa che Bonvesin distingue da ager o dulce, il legnanese agar o dulci, la pruna, la brugna, la poma, il pom, morona, la mera, ficus, figo, persica, il persica, le uve, la uga.
un esempio di volgare milanese in uno scritto di Bonvesin della Riva. Incontra la viera la rosa, si resona e dice: «E io sono la più bella e più grande in persona, e io sono più odorifera e più cortese e buona. Donca, son eu più degna del lux e della corona». Incontra queste parole, risponde la Violetta: «Ne son per quel men bona, anche sia eo piscineta. Ben può star gran tesoro in picenina archeta. Quanta alla mia persona, ben son ulent e neta». La traduzione è: contro la viola, la rosa così parla ad alta voce e dice: «Io sono più bella e più grande nella persona. Io sono più profumata e più nobile e buona. Dunque, sono io più degna di lode e di corona». Ma contro queste parole risponde la Violetta: «Non sono per questo meno buona, anche se io sia piccolina. Ben può stare un grande tesoro in un piccolo scrigno. Quanto alla mia persona, sono ben profumata e pulita».